Signori, bentornati sul canale del Grinone. Ritorna, anzi siamo ormai quasi al termine di questo viaggio. Siamo alla prima semifinale della nostra sfida Indovina i nomi dei calciatori con le emoji. Vi presento già i contendenti di oggi, coloro che hanno vinto le prime due sfide. Da una parte abbiamo il Fabione Gaz dalla Bergamasca. Buonasera a tutti, finalmente sono tornato sul canale del Grinone Culone. Ecco, così già cominciamo male. Dall'altra abbiamo Romagnolo Menzo. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo. Oggi perdo. Attenzione, perdo io. Sono aperte, mi sono più allenato. Scommesse. Signori, allora, diciamo come sempre come funziona la cosa all'inizio, anche se ormai tutti lo sanno. Io invierò a questi due signori su un gruppo nostro di WhatsApp un'immagine che rappresenta un giocatore dal nome, dal soprannome o da qualche caratteristica particolare, o dipende dalle droghe che ho preso prima di farlo. E loro devono indovinarlo. Il primo che arriva, perché sono 11 immagini, a 6 indovinate, vince e va, accede alla gran finale, come direbbe Cantona. Voi siete pronti? Io sono prontissimo. Perfetto, Fabio non anch'io, risponde. Anch'io, ci sono, ero addormentato sulla spiegazione. Grattando. Quanti mi piace chiediamo subito così, ragazzi? 5.000. 10.000. Ok, quindi 15.000, 5 più 10 fa 15.000. 15.000 e arriva subito la prossima semifinale? No, arriva un c***o, perché i video li faccio quando voglio io. Allora, signori, io procederei, eccola qua. Tenete gli occhi chiusi, mi raccomando, vi dico io quando aprirli per guardare l'immagine. Sono abbastanza semplici oggi, quindi anche chi ci sta guardando nei commenti ci può dire subito quante ne indovinate. 3, 2, 1, via. Acqua fresca. Porca. No, errato, tocca a Menzo. Attenzione. Allora, un meccanico, doccia. Non è un meccanico. Io adesso quindi devo aspettare lui, giusto? È un idraulico. Ecco, bravo. Ok. L'altra immagine cos'è? È una doccia. No, la terza. Ah, è un joypad. Quindi? Quindi un gioco. Quindi? Quindi un controller. Guarda anche bene la faccia dell'idraulico, cos'ha di caratteristico. E dopo non ti dico più niente, perché sennò... Hai baffi. E quindi? Super Mario Balotelli. Ehi, bravissimo! L'hai indovinata! 1-0 per il Menzo. La doccia cosa c'entra, che non ho capito? Perché l'idraulico. La doccia, no? Insomma. Gaz si sta già lamentando. Ne volete una facile o una difficile? Difficile. Ve ne mando una molto difficile. Chiudete gli occhi. 3, 2, 1, via. Chi è costui? Io vi ho sentito laggare, però non ho capito niente. Non importa, tanto basta che vedi l'immagine. Chi è questo giocatore? Ma che cazzo è sta roba? Ma che cosa sono? Ma cosa soldi, sono? Droga. Soldi, alcol e macchine. Le ali dei soldi cosa fanno intendere? Che non ne ha più. E che quindi li ha? Che li ha sperperati. In cosa? Dio. In cosa? George Best. Bravissimo! 1-1, attenzione. Io stavo per dire con l'altro. No, io. Vabbè, niente. Adesso andiamo con la terza, siamo già 1-1, è una bella sfida. Ne volete una semplice o una super semplice? Super semplice. Madonna. Super semplice. Così vado in svantaggio. 3, 2, 1, via. Basta. Sbagliato. Non so perché l'ho detto, tra l'altro. Oh, adesso tocca a me, me la posso un attimo prendere con calma. Allora, argentino sarà un soprannome di un giocatore. Perfetto, immagino. Mi permetto di darti un consiglio. Che tipo di pasta è? Di spaghetti. Ecco, prendine non tanti, ma uno soltanto. Spaghetto, quindi vuol dire che è uno magro. Il soprannome proprio è lo spaghetto, magari non la pasta, ma il filo, in sostanza, comunque. Quello è il soprannome. Molto probabilmente io mi confondo. Oppure, invece, è proprio quello che penso io. Non so, a me viene in mente il fideo. Ma mamma mia! Angel Di Maria. Angel Di Maria. È proprio lui. È lo giusto, spaghetto. Allora. Eh, oddio, sì, ma ero convinto l'avessi già fatto, lo sai? No, non l'avevo già fatto. Quindi, signori, siamo 2-1 per il Fabio. Adesso ve ne mando una. Vabbè, questa qua la sanno anche i muri. 3, 2, 1, via. Mi stupisco che nessuno di voi abbia già risposto. Cioè, ragazzi, questa probabilmente è la più semplice nella storia. La mano di Dio su Maradona. Esattamente.
Che bello, non ci avevo pensato. Signori, la mano degli os, partita combattutissima. Comunque, io vi dico la verità, ogni tanto mi stupisco di me stesso. Anche io noi, ma non per lo stesso motivo. Io pensavo a ciao, ciaone. Io provvedo ad inviarvi la prossima. 3, 2, 1, via. Attenzione, signori. Porca puttana. Beh, è abbastanza semplice. È una tigre, no? Esattamente. Ce l'ho. E dicalo. Radamel Falcao. Esatto. Il tigre, vamos. Il tigre. Legato all'altro video, perché nell'altro video della Roma, Falcao. Della Roma, brasiliano degli anni 80, ma giustamente nei commenti tutti, ma Falcao è colombiano. E invece non era quello. È vero, è vero. Invece non era quello. Si procede anche abbastanza spediti, quindi direi di andare sul pesante. 3, 2, 1, via. Questa fa ridere. Ce l'ho. Sto ridendo come un coglione. Ce l'ho. Dillo se ce l'hai. Piatti. No. Sono errato. I piatti della bilancia. Errato. Pesissimo. E adesso è tutto nelle mani di Menzo. Certo che è veramente contorta anche te. E andare sul 3 a 3. Vabbè, mi aspetto un indizietto, dai qua. Allora, beh, che cos'è quella? È una bilancia. Ecco, in quella posizione là, cosa sta a indicare? Equilibrio. Posso dire un c***o perché... cioè, ormai... L'ho detto? Diciamo che questa è una parola che negli ultimi mesi è stata... affiancata ad un certo no! Nome. Spara, Menzo! Dammi un secondo, che sto cercando. Non so, tu pensa alla parola che hai detto, Lascia sì, stare spara. La bilancia adesso. Passa! Ma che palle, Fabio! Non posso passa darmi... parola! Dimmi il campionato che lo sparo, dai. Ti dico solo che l'estate scorsa ha cambiato squadra. Bonucci. E l'ha indovinato. Dai Nico, ma l'hai aiutato. E l'ha indovinato colui che sposta gli equilibri. Siamo 3-3. Vai. Siccome qua si va sul 4-3 e si decide praticamente già la sfida. Perché? Anche se non è così. Esatto. Io ve ne caccio una molto interessante. Signori, chiudete gli occhi. Vai. 3, 2, 1, via. Chi è questo giocatore? Qua si vede che siete giovani, ragazzi. È legato a cosa? Che cos'è quello? La guardia. Ok, diciamo col bacco. Militarmente parlando, più che guardia, è un quelli che vanno in guerra. Cosa sono? I. Inizia con la S. Soldato. Esatto. Ce n'era uno piccolo. Dio santo, ragazzi, oh, che giocava in Serie A. Quanto sono non ignorante. Non bestemmiare. Quanto sono ignorante. Sì, sì, con sì, la Juventus. Sì. Giovinco. No! No, ma mi ha detto che siamo troppo giovani, quindi uno vecchio. È vecchio. Cioè uno vecchio, uno che non gioca più. Eravate piccoli probabilmente quando lui giocava. Ma scusami, ma Fabio c'ha 30 anni, sono io che sono piccolo. Vabbè. Nicola allora, ne ha 30. Fabio, hashtag vecchio nei commenti. Grazie. Sono giovane dentro. Sparala. Sparala. Tanto io non ho capito. Capito il soprannome qual era in sostanza? Soldato? No. No. Piccolo, il soldatino. Quindi, soldatino. Esatto. Aiuto io. Ah, l'iniziale, per favore. Viene in mente alcuni. Il cognome è composto di due parole. Almeno, una piccola e almeno una di buona. Ruolo, no? L'iniziale del non me lo ricordo neanche io. Due parole. Volte. Due parole. Sì. Di. Il soldatino di. Ah. E la seconda parola è anche un nome, Di. Ho paura di posso dire una cazzata incredibile. Perché lui ha già sparato la sua qui. Te lo dico. Ti dico dicalo, il nome. Dicalo. Chiedo scusa nel caso io stessi dicendo una cazzata. Beh, possiamo sapere tutto, ragazzi. Di Livio. Ecco. L'ha imbroccato. E quindi siamo 4 a 3 per il Fabio, signore. Te sei un matto comunque, Di Livio, madonna. Soldatino. Attenzione, preparatevi. Inspirate. Ma non avevo vinto. Espirate. No, era determinante una cazzata. Ragazzi, 3, 2, 1, Bruno, via. Qua non apro proprio. Non apro la bocca qua, Qua non apro. Qua silenzio non dico, di tomba. Non dico niente. Ma è un nome inglese? No, vorrei dire una cosa, ma poi se la dico uno no, due, no, due, non dirla. No, aspetta, perché ci dovrebbe. Troppo rilevante. Ci potremmo arrivare anche da soli. Siamo potremmo 4 arrivare 3, anche da ricordo. Soli. Cosa sono quelle? Forbici. E poi? Mazzo di fiori. Ecco, quindi sono dei fiori che sono stati. Tagliati. Potati. Ok.
ma è un'esultanza. C'è chi per mestiere è il soprannome, ragazzi. Julio Cruz. Eccolo lì! Il giardiniere. Il giardiniere, el jardinero Julio Cruz. E non l'avrei mai saputa, cioè, fischia. Signori, 4-4, ve ne metto una, ma veramente, veramente difficile. Perché questa potrebbe decretare in anticipo la vittoria. Cioè vi dà il punto. Come quella che ho indovinato io prima. Esattamente, chiudete gli occhi. Beh, 2, 1, via. Sarri. Prego. Ho visto la sigaretta. Non ho nemmeno capito io. Ho visto la sigaretta e ho detto Sarri. No, no. Attenzione perché ti sei bruciato subito. Allora, la possibilità. Questo orologio. Questo è un giocatore del passato della nostra Serie A. Ti dico solo che quello non è un orologio. Guarda bene, segna i 45 minuti. Come anche se non è vero. È quando uno va nell'intervallo, insomma, dai. Dai. Ok, quando quindi vuol dire che all'intervallo tempo. Ecco. Sigaretta e birra. Ecco. Birra, ma viene in mente maccarone. Esatto. No. Allora. L'ha detto, adesso tocca a me. No, dai, non era la mia sparata. Siete pari. Quindi stavo ragionando. Fabio, non ti arrabbiare, stavo scherzando. Prima hai detto il Fideo, ti ho dato il punto, adesso hai detto maccarone. Dai. E quindi, ragazzi, attenzione. Italiano. Con un nome, però. Il nome era italiano. Il cognome era tedescofono. Famoso perché durante l'intervallo fumava e beveva, e rinchiuso nel cesso dello spogliatoio. Se non erro, giocava anche dalle tue parti. Veniva soprannominato anche il bisonte. È che non c'era l'immagine del bisonte. Questa era molto più stronza da farvela indovinare. Io adesso vi dico il nome. Dopodiché non vi dico più un c***o. E veramente mi tengo il punto per me. No, io diciamo che la passo questa. Non no, ma io non, ho, io non ne ho più pari idea. Si chiamava Dario Hübner. Eccolo lì. C'è arrivato prima il Fabio. Tu stavi per dirlo. Non so se hai sentito il mio Hub. Ho sentito Hub. E poi mi sono fermato perché lui ha finito di dirlo. Ma io non lo sapevo che fumava e beveva la birra. No, neanche io, assolutamente. Pensavo fosse grappa, sigarette e gol. Dario Hübner, il bisonte di Muggia, signore. Attenzione. Via. No. Volevo dirlo anch'io, grazie. No. Allora, qua siccome è il match point, non posso suggerire. Ti dico solo che il soprannome era non è detto. È un giocatore brasiliano. Ma brasiliano gioca ancora? Non lo so. Guarda, potrei dirti che Menzo, in teoria, e mi fermo qua. Quindi giocava nell'Inter. Non sai se gioca ancora. Ti dico che nell'Inter non ci gioca più. No, io sto zitto perché sto pensando, ma... Sparo a caso, ma non so se c'entra. Prova. Il divino Jonathan. No! Diciamo che il fatto che ha il turbante è per indicare un tipo di abbigliamento dell'antichità. La pergamena a fianco, la stessa cosa, perché... Sì, ma lui gli dici tutto? No, siete potete rispondere entrambi adesso, quindi per quello vi sto dando... Ah, ok. La pergamena, allora, spara. La pergamena è per sta a indicare, insomma, qualcuno che scrive delle cose che poi dovrebbero... Aspetta. Immaginatevi un vecchio col bastone che dice... Ah, io dico che succederà questa cosa. Chi è quello? Uno che fa le... Hernanes! Eccolo là, il profeta, signori! È vero! Il profeta Hernanes! Ma andiamo! Ragazzi... Non mi veniva in mente, incredibile. Semifinale al Cardio Palma, qua si decide, punto. Porca vittoria. Vacca, il profeta. Punto vittoria, e sono una più stupida dell'altra quelle che rimangono. Ne metto una. Dai, questa è una cazzata. Ragazzi, questa è veramente una cazzata. Ma quindi chi indovina questa ha vinto? Chi indovina questa arriva a 6 e vince, signori. È l'ultima, 3, 2, 1, via. Adriano, porca deorda. Attenzione. Qua non faccio suggerimenti però, perché è il... Ma è giusto, punto, sbagliato? Il punto finale. No, ha sbagliato, non è Adriano. Allora, uno c'ha in testa una corona, quindi dovrebbe essere il re. Tu fai il tuo ragionamento, dillo pure così la gente si diverte ad ascoltare le cose che dici. Io a fianco c'è suggerirmi. Un pugnale, quindi potrebbe essere un re che è stato pugnalato. Cioè, tronchezza.
Attenzione. La risata, grazie, mi ha dato la conferma che stavo sbagliando. Quindi, oppure una persona che è stata tradita, tipo Gesù. Infatti, pensavo anch'io a ste cose, non so perché. A parte che è stato tradito con il pugnale Giulio Cesare, ma non c'entra niente. Non mi ricordo che Giulio Cesare giocasse a calcio. Comunque, il re. Giulio Cesare. Allora, l'imperatore non è, perché Adriano l'ha detto, è sbagliato. Io comincerò a darvi indizi solamente nel caso in cui Fabio dica un nome e sbagli. Sparo a caso, così poi inizia a darci gli indizi. È il principe Milito. No. Ragazzi, attenzione, quella è una spada molto particolare. Ma io lo so qual è la spada. Una spada molto particolare. Ma io lo so. È la spada di un re famosissimo, di una leggenda incredibile. Fai un indizio alla volta e poi aspetti che pensi. Aspetti che ci È una spada famosa di sì, un ma re famosissimo. Ho capito di il nome. Una leggenda. Ma il nome del re famosissimo. Il nome del re famosissimo. Arturo Vidal. Esatto! Pumba! Andiamo! Io volevo dire Arthur, pensa un po'. Signori, Excalibur all'ultima la porta a casa e accede alla finale il Fabio. Allora Fabio, io direi di fare i complimenti comunque ad entrambi, perché è stata veramente sudata. Ragazzi, vabbè, qua ormai il degrado sta andando avanti. Io intanto ringrazio voi per aver partecipato. Mi complimento con Mezzo per averci provato, con Fabio per aver vinto e quindi essersi qualificato per la finale. Dovrò fare un altro video con te. Raga, ringrazio il Grinone per questa altra opportunità che mi ha dato. Dopo aver asfaltato Om, ho provato anche ad asfaltare Fabio, ma purtroppo Fabio è di una caratura superiore. E quindi niente, ho perso. Ciao! Grazie Menzo per la leccata. Grazie Grinone per l'invito. Ci rivediamo in finale. Bene, ragazzi, io ringrazio di nuovo voi per aver partecipato, voi che ci state guardando, per i mi piace, per i commenti, spero che vi siate divertiti. Vi do appuntamento, non so quando sarà la prossima semifinale. Se volete, trovate qua su nelle schede tutti gli altri episodi di questa grandissima sfida. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, signori, qua lì. Ciao belli. Ciao belli.